nostra, cioè nel senso che siamo noi che dobbiamo portarci la gente, al di là delle critiche strumentali che ci sono, però la gente vuole bene al Pescara, la dobbiamo portare noi dalla nostra parte, noi, i giocatori, facendo le cose fatte bene. Allora, io come società posso lavorare come società, i giocatori in campo devono dare il massimo e l'allenatore deve fare l'allenatore. Su questo sono d'accordo con, non Antonella. dico il nome, ma Antonella se non vado errato. Che la colpa non può essere data a nessuno se tu non fai il risultato. Poi è chiaro che, vedete, gli allenatori, io nel breve tempo della mia presidenza, ma anche prima, gli allenatori sono tutti uguali, cioè non è che ce n'è uno diverso. Se le cose vanno bene, sono tutti fenomeni loro, se le cose vanno male. Si cerca sempre di. Io col mister, con questo allenatore ho un rapporto particolarmente stretto e di, penso, di confidenza, credo che non l'abbia mai avuto con nessuno nella sua carriera. Quando ci dobbiamo mandare all'altro paese, ci mandiamo all'altro paese senza problemi, e quando dobbiamo toccare anche dei temi che sono magari un po' più scottanti, li tocchiamo sempre. Fino all'ultima serata l'abbiamo fatta un paio di giorni fa, io e lui, un bel tête à tête ad Alcione davanti alla partita della Roma, e ci siamo detti quello che pensavamo. Ma perché? Perché comunque sia, purtroppo sono tutti così, non ce n'è Però uno di Daniele, diverso. non è la prima. Ci siamo detti che basta rompere scatole a Febo, lascialo perdere. Però Daniele, devi ammettere che non è la prima volta che quando ci sono problemi per gli allenatori hanno un momento difficile, magari la società si stringe a loro e poi è capitato che magari la domenica dopo, il sabato dopo sono stati esonerati. Insomma, nel calcio c'è di Ma tutto, insomma, ecco, perché se il Pescara avesse perso con la Ternana una in società casa. non può non avere fiducia o non dare fiducia a un allenatore con il quale ha fatto un programma. Poi è evidente che, ma lo sanno loro per primi, che è una cosa talmente scontata, cioè non è che si possono cacciare 30 giocatori. Se le cose vanno male, chi paga è sempre l'allenatore. D'altronde è anche per questo motivo che non bisogna dare alibi all'allenatore. Io non mi permetterei mai di dire fai giocare Luigi invece di Walter, perché se poi lo devo cacciare non lo posso cacciare. Allora fai giocare chi ti pare, poi quando arriverà il punto che la società decide di prendere una decisione, la prende senza che nessuno possa dire nulla. È differente sono differenti.